L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie. Difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buon pomeriggio e benvenuti. È questo l'appuntamento sportivo della settimana all'interno della 60 News. Come sapete, da qualche mese abbiamo preso a prestito l'appuntamento lunedì sera e l'abbiamo trasposto nel pomeriggio per parlare comunque di sport, per quello che è stato possibile, per quello che si è realizzato, poca parte, ancora attendiamo che la gran parte, insomma, ci attenda per fine gennaio, febbraio, quando sarà, per ripartire alla grande e arrivare fin quando non si sa. Comunque l'importante è portare a termine, perché di sacrifici, di investimenti, di impegno, sacrificio umano ed economico v'è stato anche quest'anno. Con chi lo faremo? Lo stiamo facendo con Rocco Calandruccio, giornalista amico che saluto, è con noi collegato in remoto. Buonasera Rocco. Buonasera Pino, buonasera ai nostri amici. Rocco, noi abbracceremo tutta la settimana, ma siamo ormai abituati a farlo, ma lo dico alla gente a casa, perché si gioca di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì in questo campionato e in quell'altro campionato, quindi noi abbracciando una settimana intera partiremo da quello che è capitato mercoledì, cioè con la Serie D, fino ad arrivare alle partite di ieri. Però prima di partire, dato che ormai fanno tutti così, facciamolo anche noi. Siamo a fine anno, ultima puntata dell'anno, si fa un bilancio. Ora però nel nostro calderone, proprio per quello che ci è capitato al calcio, allo sport in genere, possiamo trattare la qualunque, cioè ci sarebbero argomenti da mettere sul tavolo della conversazione, del dibattito. Però io, insomma, ti faccio una domanda in generale: è stato un anno con questo virus, con campionati stoppati, poi ripartiti, chi dice che si poteva comunque giocare per quelle che poi sono state le regole, i protocolli, che sono uguali, voglio dire, anche
nei momenti che si sono succeduti, che sono poi sopraggiunti, campionati stoppati che si potevano sviluppare e invece insomma si è giocato quando non si doveva, regole, protocolli, insomma ne abbiamo sentite. Ora, riavvolgendo il nastro, non la voglio fare lunga, riavvolgendo il nastro e dovendo ricucire tutto quanto per grandi linee, tu cosa rifaresti in questo anno calcistico? Ma come tutti gli altri settori di questo paese, questo virus, questo maledetto virus, paradossalmente ci aveva dato anche la possibilità di migliorarlo questo calcio, di renderlo più sostenibile e di migliorarlo in tante cose. Così sinceramente non è avvenuto, come non solo nel calcio, in tutti gli altri settori del paese. Lavorativi, quindi non è cambiato nulla, purtroppo si è dovuti comunque ripartire, soprattutto in Serie B per degli accordi con le televisioni, perché alla fine il problema è tutto lì, parliamoci chiaro. È chiaro che in tutti questi mesi abbiamo assistito a un calcio insolito, con stadi praticamente vuoti, quindi in un clima surreale, con tanti casi di positività in tutte le squadre, in tutte le categorie, che hanno chiaramente destabilizzato questo campionato. Chiaramente dopo la prima ondata, quando il campionato ha ripreso, chiaramente i valori tecnici, i valori reali sono stati praticamente stravolti, perché chiaramente poi abbiamo assistito a un altro campionato dove tutto si annulla, i valori si annullano, quindi perché sai che ogni settimana c'è il rischio che può rinunciare a diversi giocatori proprio a causa di questo virus. Quindi è chiaro che ci siamo ritrovati un calcio totalmente diverso da quello che avevamo, diciamo, assistito fino a prima del primo lockdown. Quindi poi soprattutto nelle categorie inferiori purtroppo non si è trovato un protocollo, non si è cercato di così fare un protocollo che potesse essere sostenibile a tutte le società, soprattutto in quelle società di Serie C, di Serie D, che tutt'oggi hanno difficoltà per far fronte a questa situazione. Adesso non sappiamo, sembra che adesso ci sia la possibilità con questo vaccino di poter così sconfiggere, per quanto con gli esperti c'è la possibilità di poter sconfiggere questo virus, però diciamo che gli strascichi il sistema calcio se li porterà dietro per un bel pezzo, soprattutto in quelle categorie che non hanno il sostegno delle televisioni e si trovano veramente ad affrontare costi veramente insormontabili, costi veramente elevati, e quindi rendono sempre più incerto il futuro di queste categorie. Da un lato si doveva riprendere, dall'altro dico che bisognava salvaguardare in primis la salute di tutti quanti e cercare di migliorarlo questo calcio. Invece mi sembra che si sia soltanto pensato a tamponare e a rispettare questi accordi economici con le televisioni e basta. Però di concreto stiamo vedendo tutti quanti che ogni domenica assistiamo veramente a tutto tranne che calcio. Fammi fare un'altra riflessione personale, poi ne usciamo fuori perché dobbiamo occuparci di calcio giocato. Chissà quante grani adesso usciranno fuori col calcio dilettantistico, ce ne saranno dei argomenti a sviluppare il nostro tutto in campo, perché adesso ci sarà il semaforo verde a metà gennaio, però poi ci sarà la prima grana e quanti giorni daremo le società per rimettersi in moto, vuol dire ai calciatori di fare una mini preparazione minima necessaria per poter tornare in campo. C'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra, il presidente di società che dice una cosa, un altro presidente di società che dice un'altra, quindi scoppieranno delle belle grane. Ma speriamo che comunque ci sia salute in tutti, che poi la polemica è pane quotidiano anche nostro, quindi quello insomma ci può pure fare piacere. L'importante è, ecco, che si preservi la salute comunque degli atleti, dei calciatori, insomma dei vari entourage, ecco, delle società impegnate in questi campionati. Basta, finiamola qui. Allora, Serie A, vince il Crotone, Rocco in sofferenza, ma Genoa e Torino sono vive. Sì, intanto il Crotone era importante che
chiudesse, diciamo, questo 2020 con una vittoria, proprio perché era fondamentale per rimettersi in corsa per la lotta salvezza. È una vittoria molto importante che, stando alla classifica, rimette praticamente in gioco la squadra di Stroppa. Genoa e Torino è normale che siano vive, anzi devono essere vive, anzi fa specie vederle dopo diverse giornate lì in fondo alla classifica, soprattutto Granata. Quindi, però, in questo momento il Crotone, la cosa più importante, lo diciamo da calabresi, è che sia per come, diciamo, era partita, oggi è nelle condizioni per poter così giocarsi le sue chance di salvezza, tenendo conto che adesso tra poco riaprirà il mercato, la sessione invernale, quindi ci sarà modo di poter correggere e migliorare la rosa, che in alcuni reparti ha bisogno di essere rafforzata. Però il Crotone si è messa nelle migliori condizioni per poter veramente centrare un obiettivo che sarebbe veramente storico. Andiamo a rivedere le immagini di Crotone-Parma. Crotone Parma apre la 14ª giornata della Serie Team, il turno prenatalizio che mette di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo le sconfitte dello scorso turno. Rinvio in avanti a cercare Inglese. Kučka poi per Caramo. Inglese recupera il pallone, lo serve alla francese. Caramo rientra sul destro, il pallone che termina fuori e non di molto. Caramo a centimetri dal gol del vantaggio. Asiliano trova il quarto centro in campionato, non lascia scampo a Sepe. Seconda partita in campionato e sale a 9 punti in classifica. Il Parma non riesce la rimonta e arriva alla seconda sconfitta consecutiva. A distanza di una settimana ancora brividi, eh? Tanta sofferenza, fuochi d'artificio in Serie B. Morto. Rocco, la Salernitana comanda, però dietro c'è tanto brasone. Ieri sera ho visto Brescia-Empoli. Insomma, partita da Serie A, era, insomma, tanta qualità, eh? La classifica. Assolutamente. Sì, l'Empoli, l'ho detto all'inizio, è una di quelle squadre che sicuramente ha tutto per poter vincere il campionato. Intendo che ha tutto per poter centrare la promozione diretta, una squadra che gioca bene, allenata da un ottimo tecnico, peraltro giovane, come Dionisi, che veramente fa un calcio molto molto piacevole. E dopo aver fatto bene lo scorso anno al Venezia, sì, penso che adesso pian pianino i valori si stanno delineando, anche se secondo me c'è da attendersi qualche altra sorpresa. Però la Salernitana, devo dire che mi sta sorprendendo, perché solitamente questa squadra, anche gli altri anni, era sempre ai vertici della classifica, poi iniziava, poi man mano calava. Al momento siamo quasi alla fine del giro d'andata, eppure ancora lì in vetta alla classifica. Vedremo quanto durerà, perché a questo punto non so se era quello il vero obiettivo dei Granata, però sicuramente se loro ci credono, a gennaio potranno individuare i giusti profili per cercare magari di consolidare questo primato, o almeno rimanere nei primi due posti della classifica. Però è chiaro che al momento credo che la sorpresa vera e propria sia la Salernitana al primo posto. Poi penso che Spalle, Lecce, anche il Monza, che ha vinto ieri a Cremona, credo che queste qui saranno protagoniste, come anche il Frosinone, saranno protagoniste fino alla fine per la promozione. Frosinone, mezzo miracolo ieri col Pordenone, un po' come Cittadella, Reggio Calabria, senza tantissimi uomini. Insomma, torniamo a parlare, anzi non ne parliamo per niente di virus più, e parliamo piuttosto di Regina, di Nostre, bene le meridionali, bene a metà, ecco, le calabresi. Regina, ecco, si ripiglia, sì, ma cosa hai notato di diverso in questa nuova Regina dalla vecchia? Ma mi ha impressionato come questa squadra, in poco tempo, con l'arrivo di Baroni, sia stata trasformata, soprattutto dal punto di vista mentale e anche atletico, perché la squadra ieri ha corso fino all'ultimo minuto ed è andata a giocare a Reggio Emilia senza attaccanti, praticamente con il solo Rivas punta, che peraltro è un ruolo non suo. È una squadra che, soprattutto, oltre ai correttivi tattici che Baroni ha portato, la mentalità, perché se notiamo, dopo l'espulsione del difensore greco Stavropoulos a pochi minuti dalla fine, quindi quando la partita era ancora in bilico,
qualche settimana fa un episodio del genere, visto che la Regina ogni partita quasi è sempre rimasta in 10, avrebbe tagliato le gambe. Invece c'è stata anche nel cambio, una sostituzione che ha fatto il mister, sempre la voglia di cercare di vincere questa partita. Infatti non a caso dopo pochi minuti è arrivato il gol vittoria di Bellomo. Quindi questo ti fa una squadra che comunque scende in campo ben organizzata, propositiva nel suo modo di fare calcio e sempre è alla ricerca della vittoria. Quindi questa è la cosa che fino a poche settimane fa non vedevamo in questa squadra. Quindi credo che Baroni abbia fatto un grandissimo lavoro in soli 10 giorni che è arrivato a Reggio, e sono sicuro che con il recupero dei tanti giocatori infortunati che al momento purtroppo non può utilizzare, e con qualche correttivo nel mercato di gennaio, questa squadra ha tutto per poter risalire la classifica. Il Cosenza ha rischiato parecchio contro il Pisa ieri, poi ci si è messo anche il campo pesante, una squadra che deve fare gioco ovviamente ha le sue difficoltà. Ecco, fa specie pensare che alla data attuale, alla data odierna, il playout sarebbe proprio Cosenza-Regina, un po' una tristezza questo. Sì, per fortuna ancora mancano tante partite e alla fine c'è ancora un giorno di ritorno, però è chiaro che se fossimo a giugno, vedere un playout fra Cosenza e Regina avrebbe voluto dire che perderemmo una squadra calabrese dalla Serie B. Certo. Per fortuna io credo che entrambe hanno la possibilità, soprattutto poi magari migliorandosi nel mese di gennaio, di poter fare un buonissimo campionato. Il Cosenza sono sicuro che riuscirà a salvarsi senza patemi, la Regina riuscirà a risalire la classifica e secondo me a fare un giro di ritorno da protagonista. Il Cosenza, sì, ieri io ho sempre detto che il Cosenza per vincere gli è mancato magari il finalizzatore che potesse risolvere le partite. Ieri invece devo dire che nel complesso è stato un punto guadagnato, perché comunque il Pisa in diverse occasioni ha veramente rischiato di vincere la partita contro un Cosenza che su certi aspetti ha sprecato tanto, ma in altre circostanze è stato anche fortunato a non perdere la partita. Quindi il Cosenza credo che deve ripartire da una sua identità di gioco, perché ce l'ha, però è veramente assurdo come anche le occasioni che crea, perché ne crea tante, però non riesce a segnare. E la cosa poi anche insolita, che vanno sempre a concludere tutti i giocatori meno gli attaccanti. Quindi crea il Cosenza, crea tanto, però vanno poco alla conclusione gli attaccanti. Quindi questo è anche un aspetto che è da considerare. Io credo che il Cosenza, riuscirà a trovare un profilo adatto nel mercato di gennaio, credo che si può togliere tante soddisfazioni, perché comunque è una squadra che parte da una base ben consolidata e ben inculcata, diciamo, a ogni giocatore. Serve chi la butta dentro, è fondamentale per una squadra che ha come obiettivo la salvezza. Dobbiamo dirlo, Rocco, all'inizio non pensavamo che la Serie C, adesso passiamo alla Serie C, arrivasse a questo punto, cioè a questo momento dell'anno con 17 giornate disputate, perché ci sembrava, è vero, no? Ti ricordi i commenti? Io in primis, no? Sembrava il campionato più sgangherato, infatti si era partiti con tantissimi rinvii, insomma tantissimi casi Covid, ci sembrava insomma fosse un disastro, invece è quella più virtuosa. Come campionato è quello insomma che è andato più in avanti degli altri 17 giornate. Che campionato è? Facciamo anche qui un bilancio. Come ti è sembrato questo torneo quest'anno? Ma è un campionato, sì, che è arrivato a disputare già 17 giornate, quindi praticamente è arrivato alla conclusione del giorno d'andata. Però non sono mancati casi un po' così, un po' discutibili, come quello recente di Casertana Viterbese. È lì che serve secondo me un protocollo fatto ad hoc per queste categorie, per cercare veramente di poter garantire di salvaguardare la salute degli atleti, allo stesso tempo far proseguire il campionato in maniera regolare. Per quanto riguarda quello che il campo ha detto, direi che la Ternana sta dominando completamente questo campionato. Forse sembra anche più forte della Regina dello scorso anno per come sta andando. Sono contento per Catanzaro, che sinceramente è in linea con i suoi programmi, anzi forse anche oltre sta andando,
perché io avevo detto già quest'estate, in base anche alle scelte fatte sia sul piano dirigenziale che tecnico, questa squadra poteva fare bene, anche perché per la prima volta, almeno che ricordo io, non ha fatto i soliti proclami. In silenzio si sta facendo un ottimo campionato, non a caso nonostante il pareggio subito allo scadere a Catania in un campo difficile contro un forte avversario, e lì diciamo al terzo posto, e devo dire che tenendo conto di come va a mille questa Ternana e del Bari che comunque era data a prescindere lì a lottare, vedere un Catanzaro diciamo alle spalle di queste due credo che è un ottimo risultato per i giallorossi, e quindi l'obiettivo deve essere quello di rimanere sempre lì in modo poi da giocarsi il tutto ai playoff, come anche devo dire la Vibonese a mio avviso è andata oltre ogni rosea aspettativa, è in linea con i propri programmi, anzi addirittura può tranquillamente cullare la possibilità di poter conquistare un posto ai playoff, che sarebbe secondo me il giusto premio per una società lungimirante, ben organizzata, che punta sulla valorizzazione dei giocatori, su dei bilanci in ordine, quindi non sono tante le realtà che in Serie C garantiscono questo. La Vibonese, peraltro, è una società, secondo me, un modello da seguire per il calcio professionistico. Ecco, stiamo vedendo le immagini intanto di Avellino Vibonese e continuiamo a parlarne, perché poi l'importante è, ecco, che come dicevi tu, che si mantengono sane entrambe, equilibrio, c'è quest'anno equilibrio, c'è una tenuta, voglio dire, insomma, di quelle che sono le scelte iniziali, lo stesso tecnico. Allora, Vibonese punge tutte, stiamo vedendo appunto le immagini della partita, del successo di Avellino, vuol dire che l'obiettivo salvezza è raggiungibile. Assolutamente, ad Avellino ha perso per un episodio sfortunato, fondamentalmente la partita è stata decisa da quell'autogol di Vitiello, sfortunatissimo, però ecco, tolto questo episodio la Vibonese avrebbe portato un punto a casa anche ad Avellino, che è altro campo difficile contro un avversario che al momento non sta attraversando un ottimo periodo, però è pur sempre un Avellino che era partito tra le favorite di questo campionato, quindi è stata purtroppo condannata da un episodio, però la squadra è viva, la squadra gioca e lotta contro tutti, a prescindere se sono diciamo dirette concorrenti o corazzate, quindi questa Vibonese con una sua identità, con il suo modo di fare calcio propositivo, se la gioca contro tutti è veramente... ti sta togliendo molte soddisfazioni, quindi penso che la partita di Avellino poteva essere sbloccata solo con un episodio, purtroppo è stato a sfavore dei rossoblù, però la squadra è viva e sono sicuro che alla ripresa del campionato continuerà su questa scia. E non è l'unico episodio, perché se dovessi ricordare ecco quanto è accaduto finora, la Vibonese intanto non ricordo partita in cui è stato severamente messa a sotto, anche con la stessa capolista Ternana, insomma ha perso per episodi rimediabilissimi. Gli ultimi secondi. Ecco, sì. Sto a dire io, no? Cioè chi deve lottare per la permanenza soffre a carenza organico, di tanto in tanto qualche scoppoletta la prende. Non mi pare che sia il caso della Vibonese, quindi parlare di, io praticamente sto ripetendo la domanda di prima con altri termini, quindi parlare di una squadra che si deve salvare e che però la vedi lottare tutte le domeniche o quando gioca nei vari turni, voglio dire, alla pari con chi che sia, anche con, abbiamo visto con Bari, con Ternana, cioè parlare di salvezza mi sembra grave, che ne pensi Rocco? Sì, anche perché poi consideriamo che la differenza tra la zona salvezza e la zona playoff è minima. Sì, quindi noi vediamo che alla fine, a fine campionato, la differenza tra chi si salva direttamente e il decimo posto sono uno, due punti, massimo tre punti. Quindi veramente la differenza è veramente sottile. Quindi la Vibonese, che fondamentalmente è sempre stata nei primi 10 posti del campionato, devo dire che significa che ha dei valori, significa che ha qualcosa in più rispetto alle dirette concorrenti che ambiscono alla salvezza, che comunque, come tu giustamente, ha reso la vita difficile a tutti, perché è una squadra che comunque se la sa giocare contro tutti, ha una sua identità, una sua idea di calcio, con giocatori giovani, qualcuno d'esperienza
insomma un mix che consente veramente a questa Vibonese di fare bene anche degli altri anni, perché c'era molta perplessità sul fatto che era stata fatta una rivoluzione quest'estate. I tifosi, ricordo dai vari commenti nei social, che erano veramente preoccupati per questa situazione. Invece devo dire che il campo li ha smentiti, o meglio li ha rassicurati, e questa Vibonese veramente può farli divertire fino alla fine. Facciamo ammenda, non parliamo per qualche settimana, autosqualifichiamoci, non parliamo più di salvezza, ma di una Vibonese che sta raccogliendo soddisfazioni ovunque e sta soddisfacendo i propri tifosi. Andiamo a vedere questo Catania-Catanzaro. Dicevamo, un Catanzaro che ha rischiato di uscire vittorioso da un campo difficile, quale quello di Catania. Servizio. Angelo Massimino, buon pomeriggio da Stefano Uteri, ben trovati amici sportivi appassionati di Serie C per la 17ª giornata del girone C, l'ultima giornata dell'anno. Si chiude con il botto, si chiude con il big match di cartello fra Catania e Catanzaro. Calapai, sguardo al centro, contro cross, Silvestri, palla fuori. Non vuole correre rischi, va lungo, Piccolo però era ancora in fuorigioco. Palla profonda verso Di Massimo, la conclusione, la rete, il vantaggio del Catanzaro. Welbeck e poi ancora Pinto, palla centrale per Biondi, ha un po' di spazio, carica il destro Kevin Biondi. Calcio lungo verso Calapai, preciso, la sterzata di Calapai che elude l'intervento dell'avversario all'interno dell'area. Ancora Calapai, uno sguardo al centro e poi la conclusione respinta. Stato in offside sul secondo, adesso rientra, parte dall'olio, una mischia all'interno dell'area, poi Biondi, Piccolo, dall'olio, carica il destro, poi ci ripensa, va sul sinistro, la conclusione di dall'olio, Branduani, l'aveva preparata benissimo, dall'olio, Sarao e Zanchi, parte il cross verso dall'olio. Dall'olio, Biondi, Calapai cerca di colpire i fianchi, di snervare un po' la pazienza e l'attenzione difensiva. Intanto Pinto all'interno dell'area, Branduani, poi Zanchi col destro, in due si immolano. Bisogna di alzare il pressing, era solo lui a dare fastidio. Intanto attenzione all'errore, poi Piccolo che non riesce a controllare. Non... sul primo palo esce Carlini, non benissimo, poi Pinto, gioco a due, arriva Zanchi. Controllo di Zanchi, cross all'interno dell'area, si gira Pecorino. Preso le misure, la difesa del Catania a Di Piazza, però attenzione a Martinelli. Recupera palla, ancora Martinelli, limite dell'area, la conclusione con Fente. La marcatura uomo, parte il cross, arriva Sarau, anticipato poi Pinto. Se la mette sul sinistro, la conclusione Branduani. Vediamo se sarà un cambio o un doppio cambio per Calabro. Intanto Di Massimo di prima intenzione per Di Piazza, a campo aperto Di Piazza, la sua conclusione Silvestri, ancora Di Piazza, occasione per il Catanzaro, va col destro e non serve Carlini. Calapai con Piovanello, intanto è bravissimo a servire Sarao, Sarao col tacco, palla che non filtra, poi dall'olio, cross morbido sul secondo palo, arriva Zanchi. Adesso dimostrazione importante là dietro, Reginaldo. Palla per Sarao in verticale dove c'è Mannè, la partenza di Mannè solo contro Branduani, Mannè la rete! Khalifa Mannè, Catania 1, Catanzaro 1, il pareggio di Khalifa Mannè. Quota 0 come gol, calcio d'angolo per Dall'Oglio, parte il cross, palla in aria, colpo di testa fuori. Messi pronto per la palla all'interno dell'area di rigore, arriva il lancio, poi Welbeck. Tocco per Reginaldo, di prima la conclusione di Sarao. Sarao cerca di svettare, viene anticipato poi dall'olio e adesso sì, adesso è finita. Il triplice fischio del signor Panettella. Bene, rieccoci, adesso andiamo velocemente perché il tempo stringe, Rocco, alla Serie D. E partiamo da la Cittanovese che non sa più vincere. Andiamo in ordine di classifica, proprio in ordine di classifica, cominciamo ecco da quella che era la classifica, vabbè, Cittanovese comunque. Rocco, ti avevo chiesto, la Cittanovese che non sa più vincere. Ah, questo è l'attivo di servizio, perdona. No, la mandiamo dopo, subito dopo. Ok, sì, è un momento un po' delicato per i giallorossi, in effetti è un po' inspiegabile questo crollo. Oltretutto
maturato in due scontri diretti, se escludiamo le sconfitte di Rotonda e di Biancavilla. È un'involuzione un po' così, diciamo, che non, in pochi si aspettavano, però credo che la Cittanovese, con il mercato che è aperto da qualche, che è aperto da qualche settimana, e la qualità che ha già in rosa, credo che comunque ha tutte le carte in regola per uscire da questa situazione. È chiaro che quando perdi diverse partite come scelta della Cittanovese, magari è facile perdere, non dico demoralizzarsi, però magari a perdere qualche certezza, qualche dubbio ti viene. Però in questi casi bisogna stare compatti, uniti e cercare di venire fuori tutti insieme. Credo che le possibilità ci sono, Infantino è un autore di esperienza, la squadra ha qualità, quindi forse non vorrei che magari anche tutto questo sia dovuto anche al fatto che è una squadra che tende troppo a specchiarsi, no? Una squadra che magari è bella da vedere in fase offensiva, ha giocatori veramente di qualità, e magari perde un po', diciamo, non dico che non cura la fase difensiva, però sembra, perché prende anche tanti gol questa squadra, quindi non vorrei che magari anche si sia perso anche un po' di equilibrio che prima magari c'era. Però è chiaro, io ritengo la Cittanovese che abbia una rosa veramente di qualità, che può essere anche ancora migliorata nel mercato di gennaio, e credo che abbia tutte le carte in regola per risalire la classifica, perché credo che alla fine Cittanovese sarà tra quelle squadre, io l'ho detto all'inizio, che può stare benissimo nei primi 5 posti, che significherebbero giocarsi i playoff. Ecco, fammi specificare, andiamo in ordine di classifica, nel senso partiamo da quelle che stanno meglio, poi metà classifica e poi quelle, certo, in fondo, okay, in questo, certo, senso qui, perché no, okay, perché sai, qui bisogna pesare le parole, perché come punti il San Luca ha di più, ma lo vedremo subito, certo. Allora andiamo a vederci intanto FC Messina Cittanovese 3-1. Il 20 ci lascia una grande eredità, quella ovviamente di un Covid che ha sconvolto l'intero movimento dilettantistico. Oggi lo chiudiamo al Franco Scoglio per Football Club Messina Cittanovese. Buon pomeriggio a tutti coloro i quali ci faranno compagnia oggi. Vi raccontiamo live dal Franco Scoglio. Antonio Caroè. Ed Ernesto Francia. Ernesto, una partita che sicuramente entrambe le formazioni non vogliono fallire. Da una parte il Football Club Messina, reduce dal pari per 1-1 contro il Città di Sant'Agata, la Cittanovese che invece dopo un inizio addirittura da prima in classifica, da capolista con il passo delle prime formazioni, adesso viene da 3 sconfitte consecutive e sicuramente si è fatta un po' complicata per la formazione di mister Infantino, che però viene al Franco Scoglio per cercare i 3 punti. Sulla destra spazio, vediamo se pensa al traversone, lo effettua adesso, il pallone rimane lì, c'è D'Ambrosi, il tentativo viene battuto, vuole il colpo con la mano, poi Coria riesce a liberare la Cittanovese, buona chance imbastita in questo caso dal Football Club Messina, la manovra della Cittanovese, Crucitti lancia il pallone in avanti, attenzione al tentativo in area di rigore, messo all'indietro, Domenico Marchetti dice di no su Ricossa, il pallone viene riconquistato da Agnelli solo per un momento, poi c'è Bevis, riesce a scambiare con Mughiele, il pallone invece arriva da Agnelli, mancino di Agnelli, vola la cagnina e mette il pallone fuori dai pali, forte D'Ambros, vediamo se scambiano i due, no, il brasiliano si gira, crossa dentro, Mughiele non riesce a saltare, la sfera rimane fuori, arriva Ricossa che va al contro cross, Lucas D'Ambros, colpo di testa ancora deviato, il pallone rimane lì, ma credo sia stata fischiata qualcosa, calcio di rigore per il Football Club Messina al 19esimo, fallo di mano. Non l'avevo notato onestamente in live, Coria contro la cagnina, c'è il fischio, parte Facundo Coria che sblocca il risultato al 20esimo, FC Messina 1, Cittanovese 0, ha trovato il gol Facundo Coria, rientro in campo da titolare, Ernesto l'avevamo detto, era importante, aveva i colpi giusti per far male, alla fine l'ha fatto sul calcio di rigore, il secondo gol stagionale dopo quello realizzato la prima giornata contro il San Luca, ancora su calcio di rigore. Anche del secondo arriva Cristian Agnelli in copertura e fa bene, poi da Silva in pressing riesce il Football Club Messina a tenere lì la Cittanovese e poi ripartire veloce con Mughiele, il colpo di tacco a liberare Lucas D'Ambros, prova a partire il brasiliano a Barnoschi davanti, c'è Bevis che prova a inserirsi dentro D'Ambros, il tentativo di acrobazia di Mughiele e qui forse poteva anche stopparla, c'era il tempo, aveva spazio, grande tanto movimento in area di rigore, parte Ricossa, il cross dentro, Marchetti ci prova, poi il colpo di testa di Da Silva, miracolo da parte di Lacannina, il secondo di questa partita, mette ancora in calcio d'angolo, sta sfiorando il gol all'esordio.
L'ammonizione per mister Infantino, se l'è cercata l'ex allenatore dell'ACR Messina. C'è Lonigro, il mancino di Lonigro, il pallone dentro per Petrucci, il colpo di testa di Petrucci, poi il secondo di Silenzi, la traversa trema, ancora in avanti la Cittanovese, ancora Silenzi! Ed è il gol, l'1-1 della Cittanovese che trova la zampata giusta, la trova con Silenzi, anche se non è lui che festeggia, mi è sembrato che l'ultimo tocco fosse del calciatore con la numero 9. Quello che più conta è che se... Bloccato ancora il risultato, Ernesto, all'1-0, passiamo all'1-1. Sì. Duplice fischio, non ci sono minuti di recupero, nel frattempo ci sono due giocatori a terra, fra cui D'Ambros. L'arbitro ha deciso che termina qui la prima frazione, 1-1 fra Football Club Messina e Cittanovese. 3-3 a tutti gli effetti per mister Rigoli, con Palma che appunto da Manforte, da Agnelli ad Alessandro Marchetti, il tridente offensivo, allora con Mughiele al centro e Bevis e Coria sugli esterni. Vediamo, attenzione, no, invece parte Agnelli, Cristian Agnelli, la che parata di Lagagnini, poi c'è il gol, arriva il gol, ha segnato Bevis, il Football Club Messina si riporta in avvantaggio, ha segnato Kylian Bevis, miracolo l'ennesimo di Lagagnina sulla magia da parte di Agnelli su punizione, il più veloce di tutti, è la freccia nera di mister Rigoli che trova il gol del 2-1, un gol molto pesante, un gol pesantissimo che sblocca anche Bevis, ma soprattutto che punizione ha calciato Cristian Agnelli, abbiamo detto posizione veramente proibitiva, Agnelli ha calciato con un destro di rara potenza, vola la cagnina all'incrocio, Bevis fa un gol non banale perché è un tapin molto difficile da posizione defilata. Mentre sembra quasi un gioco a scacchi, anche se il Football Club Messina ha dovuto far uscire João da Silva. C'è, attenzione, un cartellino rosso per Cristian Silenzi, probabilmente richiamato dal proprio assistente l'arbitro. Rosso per Cristian Silenzi, e quindi questa è una svolta, ma attenzione, forse c'è un altro cartellino probabilmente. Rosso per Crucitti, attenzione, forse per troppe proteste, e quindi doppia espulsione, rosso per Crucitti. Sta succedendo di tutto al Franco Scoglio. Sì, incredibile, resta in 9 uomini addirittura la Cittanovese, solo per proteste credo, a meno che non abbiamo capito Silenzi onestamente il motivo. Per Crucitti siamo sicuri invece sia stata qualche parola di troppo nei confronti. E adesso pure le panchine in campo. Ricossa riesce a trovare Agnelli, brutto il fallo di Cosenza qua, attenzione, brutto intervento di Cosenza, giallo, resta in Cosenza. resta in otto la Cittanovese, ma in questo caso Cosenza però non può lamentarsi perché è un bruttissimo intervento da dietro. Se va al cross Aida, c'è Agnelli all'indietro, ancora Aida, prova a servire lo stesso Agnelli, Barnoschi però ha capito tutto, Aida dentro il pallone finisce fuori dall'area di rigore, finisce a terra Aida, il direttore di gara non se la sente ovviamente di fischiare anche un calcio di rigore in questo caso. Entra per dar fosforo alla mediana in questi ultimi minuti per tenere il più possibile lontana la Cittanovese dall'area di rigore di Francesco Marone. Ancora per Mughiele, attenzione contro Barnoschi, l'uno contro uno, Mughiele, Barnoschi prova a chiuderlo, Mughiele, il destro di Mughiele, la cannina in presa bassa, dice di no al francese, Mughiele, attenzione al contropiede, tanto spazio dunque per il Football Club Messina, vediamo se riesce a concretizzare l'azione, ancora Mughiele fa tutto da solo, allarga sulla destra dove c'è Giuseppe Palma, Palma contro la cannina, arriva il 3-1 di Giuseppe Palma che si conferma capocannoniere di questo FC Messina in questo campionato, il terzo gol per il centrocampista campano che chiude dunque la ripartenza e mette definitivamente in ghiaccio la partita. Tempo per Garetto sul terreno di gioco Mughiele. Al posto di Mughiele. Al Franco Scoglio termina per 3-1 il match tra Football Club Messina e Cittanovese, un match che chiude il 2020 delle formazioni di mister Rigoli. Siamo dal Franco Scoglio, vi ringraziamo per averci seguito e sulle proteste ovviamente di mister Infantino. Vi salutiamo, un cordiale saluto allora da Antonio Caroè e Ernesto Francia. Bosi a fine partita, rimasti in otto, insomma, scotta tutti quanti. Allora andiamo a questo Rende, a questa derby calabro, San Luca Rende. Si pensava ad una vittoria facile del San Luca. Cos'è? Il Rende c'è? Ma non credo. Io non ho visto la partita, non so questo 3-2 come sia maturato. Sicuramente fra le due squadre c'è un enorme divario tecnico. Il Rende è una squadra molto molto fragile, con tanti problemi, tante difficoltà, da pochissimo c'è stato il cambio di panchina, una squadra che si sta rivoluzionando, con dei problemi societari che, anzi o meglio, una società che è poco presente, insomma, due punti dopo 9 giornate non sono frutto del caso. Quindi non ho visto la partita, quindi non so come siamo trovati su 3-2, però il San Luca è chiaro che
aveva l'obbligo di vincere dopo diciamo anche l'immeritata sconfitta delicata, però questa vittoria, tenendo conto poi anche i tanti casi che loro hanno avuto, i giallorossi hanno avuto durante la scorsa del campionato, i tanti casi di Covid, quindi questa vittoria fa bene per il morale, da entusiasmo, e San Luca a ridosso delle posizioni, quindi in ogni caso il 2020 della squadra di mister Cozza è più che roseo, quindi mi auguro e credo che anche alla ripresa di questo campionato San Luca sarà protagonista fino alla fine in quelle zone della classifica. Vediamo come è maturata questa vittoria del San Luca. Servizio. Ultimo di questo infausto 2020, la matricola di mister Francesco Cozza, reduce della prima sconfitta stagionale al Dino Liotta di Licata. Ospita il fanalino di coda rende e dirige l'incontro il signor Mauro Gangi della sezione di Enna, coadiuvato da Rinaldi e Castaldo. 4-3-3, sempre lo stesso abito per mister Cozza, qualche cambiamento però nell'undici iniziale. Subito nella mischia gli ultimi arrivati, l'orefice e Selpa, Pedretti tra i pali, di fronte a lui Pezzati, Murdaca, Spinaci e De Miranda in mediana, Jaimo, l'orefice appunto, e Romero. Tridente composto da Bruzzaniti, Selpa e Levec, risponde invece con un 3-5-2 e rende con Quintero tra i pali, De Marchi, Cassaro, Miceli, Brandi, Carbone, Garritano, Palma e Novello in mediana. E Cipolla in attacco. Passano 10 minuti per il primo sussulto con Selpa che non riesce a correggere alle spalle di Quintero questo cross proveniente dalla tre quarti, molto attivo il numero 9 e qui prova a dialogare col compagno di squadra Romero, carica il sinistro a salve perché Quintero si esalta con questo splendido intervento plastico al tredicesimo, punizione interessante di Levec che non trova però nessuna deviazione in area di rigore. San Luca ha più riprese che prova a impensierire la porta di Quintero fino a quando Levec non si presenta al 22 sul punto di battuta di questo piazzato, un destro morbido che si insacca alle spalle dell'estremo difensore ospite, 1-0 al Corrado Alvaro. Prima marcatura stagionale per il funambolico esterno di mister Cozza che porta così in vantaggio il San Luca. Alla prima vera occasione però al minuto 33 pareggia il rende, questo triangolo un po' sporco riesce a liberare Carbone al destro, freddato Pedretti alla prima vera occasione, gonfio la rete i ragazzi di mister Napoli. Per la gioia del numero 8 biancorosso torna a spingere però la formazione di mister Cozza, gara molto piacevole al Corrado Alvaro, qui l'orefice, l'ultimo arrivato, carica il destro ma ancora una volta vola Quintero alla propria destra. Al minuto 43 si mette in proprio Jaimo che scarta due avversari per poi provare la conclusione, lo attende libero il numero 1 ospite e questa l'ultima emozione di un piacevolissimo primo tempo, squadra che guadagna gli spogliatoi sul parziale di 1-1. Alla meraviglia di Levec ha risposto Carbone per gli ospiti. Passiamo allora con le nostre immagini a cura di Vincenzo Morello della ripresa, prova a farsi notare Selpa al minuto 48, il suo mancino però è largo, controlla con lo sguardo Quintero depositarsi a fondo campo il pallone al minuto 50, però serie di finte di Luzzata elude l'intervento di un avversario e trova poi il braccio largo di Pezzati, lo stesso Luzzata centrale, batte Pedretti, mette la freccia, allora il rende che ora è avanti, la ribaltata al Corrado Alvaro in questo derby calabrese, prova a correre subito ai ripari mister Cozza che getta nella mischia Mammoliti in luogo di l'orefice, sortirà immediatamente gli effetti sperati perché Pezzati svetta su questo corner preciso di Romero e gonfia la rete, esulta alla Luca Toni il numero 19 del San Luca. Gara pirotecnica al Corrado Alvaro, c'è spazio anche per Arcuri e prende il posto di Giano al minuto 72, sfiora il gol in rende, pallone fortunoso messo giù da Cruz che lancia Mosciaro, il quale si divora il gol del vantaggio. Minuto 75, occasionissima per l'argentino Selpa su cross dalla destra, manca l'appuntamento col pallone, lo schiaccia a terra, può far sua la sfera, si rifarà ben presto l'attaccante argentino sulla rimessa di Murdaca, che infatti lo stesso Selpa viene steso giù e calcio di rigore per il San Luca indicato dal direttore di gara al minuto 78, all'occasione di effettuare il controsorpasso la formazione di mister Ciccio Cozza, lo stesso Selpa chiede al proprio tecnico di battere lui il rigore, si incarica di questa responsabilità, va col mancino, spiazza Quintero e si porta in vantaggio il San Luca, la prima rete dell'ultimo arrivato, l'argentino Selpa esplode di gioia, 3-2 al Corrado Alvaro.
Poco dopo arriva il terzo cambio per il San Luca con Nagore che prende il posto di Bruzzaniti. Nel finale anche la passerella, la standing ovation per il man of the match fin qui Selpa, che lascia spazio al giovane Francesco Nirta. Non accadrà molto altro al Corrado Alvaro. Termina così il derby calabrese, San Luca rende e 3-2. Rieccoci, veloci, sempre più veloci. Allora, Castrovillari, senza manco immagini, nulla. Allora, Castrovillari, andamento lento, però chiude l'anno con una vittoria rinfrancante col Biancavilla. Stadio Mimmo Rende. Ah, andiamo le immagini, via. Vai Rocco, vai. Sì, una vittoria che ci voleva dopo un periodo di risultati non felicissimo. Questa vittoria dà una bella boccata d'ossigeno a Castrovillari, che diciamo si mette un po' diciamo alla distanza dalla zona calda, quindi una vittoria contro un avversario oltretutto che sta facendo molto bene in questo campionato, quindi è una vittoria che di quelle salutari, di quelle che veramente ti danno la possibilità non solo di così migliorare la classifica, ma anche ti danno anche una convinzione per il proseguo dei propri mezzi, per il proseguo della stagione, che è un Castrovillari che secondo me lo vedremo protagonista nelle zone medio-alte della classifica. Quindi veramente tre punti preziosi, tre punti importanti maturati veramente contro un Biancavilla che anche già lo scorso anno si era diciamo rivelata un osso duro. Quest'anno si sta confermando, quindi è una vittoria veramente che così risarcisce i ragazzi Franceschini da un periodo non semplice, dove sono stati alternati qualche pareggio, qualche sconfitta, e quindi questa vittoria veramente gli dà la possibilità di poter ripartire dopo la sosta nel migliore dei modi. Ecco, un Castrovillari che ha fatto da altalena in questo girone di andata, alti e bassi. Biancavilla che ancora quest'anno fa un girone di andata importante e poi nel girone di ritorno un po' è addomesticabile, diciamo così, è abbastanza abbordabile. Sì, assolutamente. Quindi sì, bisogna vedere, ecco, il Biancavilla se non farà l'errore dello scorso anno, che dopo un girone di andata ha avuto un crollo nel ritorno, però devo dire che è una squadra, ma quelle poche volte che l'ho vista mi è parsa una squadra veramente ben organizzata, di qualità, e che veramente può dare fastidio a chiunque, però vedremo se nel giorno di ritorno ci smentirà oppure confermerà diciamo gli stessi tra virgolette limiti dello scorso anno, che l'hanno vista un po' sparire di scena dalle zone nobili della classifica. Sì, è uno dei tanti interrogativi che avevamo lo scorso anno, se ti ricordi, cioè nel momento in cui è stato stoppato il campionato c'erano squadre che avevano fatto delle cose importantissime e poi si erano affievolite, sgonfiate d'un tratto, che rischiavano pure, e infatti quelle partite non giocate poi potevano dare delle sentenze incredibili, voglio dire, no? Anche allo stesso Biancavilla, perché poi tra queste squadre che a un certo punto si è completamente sgonfiato. Allora procediamo e andiamo qui, il servizio lo vedremo tra poco perché ci riguarda molto da vicino, Roccella poteva dare una svolta al proprio campionato, invece è arrivato soltanto uno strimitito 0-0 con Ragusa. Sì, tanto rammarico, non si è riuscito a dare seguito alla vittoria di Rende. Era uno scontro diretto in casa, quindi un'eventuale vittoria avrebbe addirittura proiettato i ragazzi di Galati a due punti a zona salvezza, e sarebbe stato comunque un traguardo incredibile se andiamo a considerare l'inizio difficile che gli Amaranto hanno avuto, con tante sconfitte, infortuni, quindi veramente un'eventuale vittoria avrebbe veramente cambiato le sorti del Roccella. Così non è stato, purtroppo anche in questa partita, una partita double fast, perché il Ragusa nel primo tempo ha fatto qualcosina in più, meglio il Roccella nel secondo tempo, però purtroppo è mancata sempre lì, sempre il solito problema di un finalizzatore che diciamo concretizzasse in rete le occasioni create, perché comunque la squadra ha una sua identità, gioca bene, ben messa in campo da Galati, però purtroppo è arrivato da poco l'attaccante maliano Bubacar, per lui ci sono stati soltanto uno spezzone di pochi minuti, un po' insufficienti per cercare di trovare il gol, però quel poco che ho visto mi è parso un giocatore che una volta diciamo entrato in condizione può veramente garantire, se è cosa che mi auguro,
quei gol necessari per la salvezza. Però è chiaro che il rammarico in bocca rimane, perché contro forse un avversario di medio alta classifica un punto l'avrei portato volentieri a casa, però contro un Ragusa che fino adesso mi sembra che ha recuperato 4-5 punti, resta un po' il rammarico, perché è una squadra che poi fondamentalmente, anche se nel primo tempo mi è parso con il Roccella, però non ha mai impensierito, ecco, la difesa Maratto. Quindi c'è una partita che ci ha lasciato un po' tutti quell'amaro in bocca, ecco, quel rammarico che è un po' così. Però penso che Roccella abbia tracciato la strada giusta per poter accettare l'obiettivo. Adesso vedremo nel mercato di gennaio, nel mercato diciamo invernale, che è aperto. So che il DS Curtale punta, ha come obiettivo un centrocampista, quindi che sia l'unica pedina che manca a questa squadra per completare una rosa che al completo e senza infortuni, e con la speranza che questo ragazzo maliano possa garantire quei gol necessari, può veramente centrare la salvezza, anche perché, ripeto, alla fine tutto si sta ripristinando, tutto si sta rimettendo in gioco, quindi è la dimostrazione che dell'equilibrio di questo girone, dove basta veramente uno o due risultati positivi e se gli dice un obiettivo. Servizio Roccella Ragusa. Un pareggio che sa stretto a Roccella di mister Galati, con un altro successo dopo quello ottenuto in trasferta a Rende, la compagine regina avrebbe compiuto un salto in avanti nella graduatoria, fuggendo via dalle sabbie mobili della classifica. Nonostante tutto, il Roccella ha trovato ancora una volta, dopo le 5 consecutive sconfitte accumulate all'inizio del campionato, una quadratura che lascia ben sperare. L'handicap è la mancanza, negli ultimi 20 metri di campo, di un attaccante d'area di rigore, un centroavanti bravo e scaltro sia nella gestione del pallone che nelle zampate finali. Andando alla cronaca della gara, dopo un avvio tutto corsa e muscoli nella zona centrale del campo e qualche fuga in avanti dello sgusciante attaccante ospite Alieu Baldé, è stato il Roccella a sfiorare il vantaggio, prima con Imbriola, pallone colpito male di testa a pochi metri dalla linea di porta siciliana, e poi con Malerma, sinistro al volo di poco lontano dai pali difesi da Pellegrino. Successivamente è stato Sibide a non sfruttare una buona occasione nell'area siciliana, e nella parte opposta è toccato a Giuliano con un fendente dai 20 metri ad impegnare Commisso. Nella ripresa i siciliani si sono abbassati molto, consentendo così a Roccella di conquistare metri preziosi. Nonostante tutto, né i difensori Rivelà e Coluccio, né il centrocampista Cito e gli attaccanti Sibide e Carrozza sono riusciti, specie nella seconda parte di frazione, a far crollare il muro eretto dai siciliani davanti alla propria porta. Allora, in relazione a tutto quello che sappiamo e che pensi possa accadere, Rocco, adesso in questi prossimi mesi, quale scenario prefiguri per il 2021? Parliamo di dilettanti. Intanto che facci l'oroscopo. Torniamo alla normalità e si torna veramente a vivere di cose belle e semplici, come meglio di prima, quindi dal punto di vista, ecco, così generale mi auguro questo, quindi abbiamo un 2021 pieno di salute, pieno di gioia e cose belle, perché ne abbiamo bisogno per riscattare un 2020 disastroso. Per quanto riguarda invece dal punto di vista calcistico, mi auguro che si possa riprendere in maniera regolare, quindi salvaguardando la salute collettiva a partire dai giocatori e rivedere quegli spalti gremiti di pubblico, che non solo sono belle da vedere e regalano anche emozioni, calore per chi e caricano anche chi sta in campo, ma soprattutto danno l'idea, danno finalmente la convinzione che si sia tornati alla normalità. E oltretutto è chiaro che presenza del pubblico, soprattutto in categorie come quelle dilettantistiche, pubblico vuol dire uguale incassi, e quindi far respirare le società, gli sponsor, che veramente in questo momento hanno subito veramente una brutta botta senza poter portare del pubblico. Quindi mi auguro che ci sia, che si torni veramente al più presto alla normalità, significherebbe che stiamo tutti bene a livello di salute, e più dal punto di vista economico anche le società iniziano veramente a respirare. E lasciami aggiungere, non vediamo l'ora di vedere tutta questa marea di ragazzini al campo durante la settimana.
cosa bellissima, colori e gioventù che insomma ti scaldano il cuore. Speriamo, speriamo, questo è il miglior augurio che possiamo fare. Facciamo gli auguri meglio, Rocco, perché adesso attenzione, noi ci rivediamo lunedì 4 con l'Epifania, si riparte, sì. La Serie A gioca anche domenica 3, avremo quindi il Crotone impegnato, quindi possiamo fare gli auguri di un nuovo anno tranquillamente, perché adesso ci rivediamo appunto nel 2021. Un augurio tuo, Rocco. Io intanto faccio un augurio a te, Pino, e a tutta la redazione di Telemia, che in questi mesi veramente ho trovato in voi una realtà bellissima, una famiglia, e vi faccio veramente tanti auguri di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie. Faccio tanti auguri soprattutto anche al nostro pubblico, alle persone che ci seguono e tengono a noi. E l'augurio mio è quello di un 2021 pieno di felicità, di tanta salute, perché quella è la cosa più importante, e che veramente possa consentirci di metterci alle spalle un 2020, ripeto, che è stato veramente disastroso per tutti. Quindi veramente il mio augurio è che auguro a tutti voi, a tutti quanti, un 2021 veramente bello e pieno di felicità. Fammi specificare, lunedì 4 saremo sempre in pomeridiana, al 60 News, sì. Poi da lunedì 11 torneremo alla normalità di sera, quindi con tutti in campo. Auguri a te, Rocco, auguri ai nostri telespettatori, auguri ai nostri sportivi, sì, fedeli all'ascolto ogni qualvolta, sia che andiamo di pomeriggio, sia che andiamo di sera. Alla prossima! Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. La storia continua. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.